Ad oggi i consumatori sono esposti, direi a volte bombardati addirittura da molte informazioni, non sempre accurate, non sempre basate su fondamenti scientifici, e quindi molto importante dare un'informazione corretta e veritiera. Noi siamo a favore della scienza e crediamo che questo possa essere un evento che verrà utile al consumatore finale per sfatare magari qualche falso mito o qualche tabù che fino ad oggi ha fatto parte del proprio bagaglio culturale. Syngenta è una società che si basa sulla ricerca e sviluppo. Investiamo il 10% del nostro fatturato in ricerca, abbiamo più di 5.000 collaboratori che si occupano di ricerca e sviluppo nel mondo. Non potevamo quindi esimerci da questo compito. Vogliamo dare il nostro contributo affinché la scienza abbia il giusto spazio e sicuramente anche il consumatore finale possa beneficiare il risultato di tanto lavoro in termini di ricerca e sviluppo che non solo i nostri ricercatori, ma più in generale i ricercatori che si occupano di scienza mettono a disposizione del consumatore finale, in modo particolare in agricoltura e nell'agroalimentare.